Non sono un professore di storia, non sono un esperto, sono fondamentalmente un narratore, anche quando parlo di temi storici, io mi vedo sempre come un narratore. Infatti io questa sera non farò tanto una lezione di storia, grazie, magari questo lo sfrutto così, quanto ecco, qualcosa che secondo me è molto più vicino a un corso di scritto, no, non si legge questo, ecco, lo vedo. Io lo tengo in mano, lo appoggio qua. Dicevo che quello che farò sarà più simile, credo, a un corso di scrittura creativa, perché quello che andremo ad affrontare sono poi gli stessi meccanismi che servono per creare un romanzetto d'appendice, un feuilleton, per creare un romanzo d'appendice, una trama semplice che poi possiamo utilizzare per scrivere un romanzo di quarto ordine o per creare una tragedia di proporzioni storiche. In fondo è sempre qualcosa di simile, vale a dire serve un nemico, inventare il nemico della storia, e poi serve qualche cosa che pare un difetto, ma in realtà è il più grande pregio di tutte quante le trame semplici, vale a dire la ripetitività. Noi nelle trame banali vogliamo vedere qualche cosa che abbiamo già visto, rivedere dei meccanismi che già conosciamo. Dico che può servire perché vi accorgerete, attraverso le storie che racconterò, che in fondo la trama è sempre la stessa. Si prende la stessa trama, si cambia il nemico a seconda delle occasioni storiche e in fondo, cioè alla fine di questa breve lezione, anche voi sarete in grado di creare un piano perfetto con un nemico a vostro piacimento. Avrete fortuna se sceglierete il nemico adatto all'occasione storica. Perché si odi, perché ci sia bisogno di un nemico, è un po' un grande mistero. Si può scegliere di odiare qualcuno, ad esempio per convenienza politica, per creare una guerra. In questo caso di solito chi accende la miccia non odia veramente, è quello che accende l'odio degli altri. Voi non crediate ad esempio che qualcosa tipo la guerra preventiva sia stata inventata in tempi recenti, no? Si è parlato di guerra preventiva al tempo di Bush, non è stato lui a inventarla. Napoleone, per esempio, lui aveva sempre avuto dei rapporti ottimi con la Russia, lui aveva addirittura proposto allo zar di sposare sua figlia, poi nel momento doveva fare la campagna di Russia, il problema quando lui fosse l'imperatore dei francesi. Fu così che magicamente spuntò ad esempio un documento che si chiamava il Testamento di Pietro il Grande. Che cos'era il Testamento di Pietro il Grande? Era un documento che raccontava che in realtà c'era un piano russo per conquistare la Francia. Non è mai esistita in tutta la storia un caso in cui una nazione attaccasse l'altra dicendo ti attacco perché ti voglio attaccare, perché ti vogliono conquistare. Sono sempre loro in realtà che ci vorrebbero conquistare, quindi noi attaccandoli ci stiamo in realtà difendendo. Quindi si può odiare per convenienza, sicuramente si può odiare per qualcosa di più sottile, per frustrazione ad esempio. Io vi vorrei leggere un brano tratto da un libro del 1925 in cui, ecco, la scena è questa: c'è un aspirante pittore che è stato appena bocciato presso l'esame dell'Accademia di Belle Arti di Vienna. E cosa succede quando si viene bocciato, ad esempio? Quando uno scrittore viene rifiutato il proprio manoscritto dalle case editrici, si va nelle librerie, si va nei cinema e si dice perché queste schifezze le fanno uscire, eh? Fabio Volo sì, è il mio capolavoro no, perché cioè, sono tutti raccomandati. Ecco, questo giovane frustrato scriveva: iniziai a guardare i manifesti e studiare i nomi dei produttori di quella robaccia fatta per il cinematografo e per il teatro. Cominciai a esaminare attentamente i nomi di tutti i produttori di simili sottoprodotti laidi della vita artistica. Il fatto che 9/10 di tutte le sconcezze letterarie, delle banalità artistiche, delle scemenze teatrali fosse da addebitare ad un popolo che rappresentava solo la centesima parte degli abitanti del paese non era più opinabile, era precisamente così. Voi già avrete capito che siete persone di una certa cultura, questo libro è Mein Kampf e invece lo scrive il pittore frustrato era Adolf Hitler, e questo è la prima volta in cui
secondo la visione di Hitler stesso, si rese conto del problema ebraico. Quantomeno in questo caso fu onesto, cioè frustrazione ed invidia. Altrimenti si può odiare per, come dire, secondo alcune teorie noi conserviamo grosso modo il cervello dei primati che rifiutano i gruppi di scimmie diversi, quindi noi siamo portati proprio nel nostro cervello a rifiutare il diverso, e questo ha sempre spinto a rifiutare qualsiasi novità. Vi leggo un altro brano del 160 d.C. che si è conservato in questo Marco Cornelio Frontone, che ci parlò al Senato, era un rettore lui, di una razza meschina che complottava in segreto, e lui diceva: formano una banda di congiura, si radunano in congreghe notturne per celebrare banchetti inumani, una razza di gente che ama nascondersi, regna tra loro la licenza sfrenata, quasi come un culto, e l'incesto. Come rito prendono un bambino cosparso di ferita che viene ucciso. Orribili a dirsi, ne succhiano il sangue con la lingua, se ne spartiscono a gara le membra e con questa vittima stringono un patto sacro. Di chi sta parlando Frontone? Nel 160 d.C. sta parlando dei cristiani. Sta parlando dei cristiani. È ovvio, subito spiccano alcune cose di questo brano. Spicca il fatto che Frontone sta respingendo la novità con le armi del falso, che però parte in qualche modo da qualcosa di reale. Il fatto che lui parli di incesto, lo spiega poi, viene dal fatto che i cristiani si chiamavano fratello e sorella tra loro, anche quando erano marito e moglie. Il fatto che mangino la carne del bambino e ne succhino il sangue, è ovvio che Frontone sta fraintendendo l'Eucaristia, no? Si prendeva il sangue, la carne, si mangiava a Frontone, era un simbolo questa cosa, però lui lo prende sul serio. Spicca anche il fatto che, come tutti quanti le trame d'appendice, ci sia bisogno in qualche modo anche dell'immaginazione per falso. Non si odia, o almeno non si spinge all'odio davvero basandosi sulla realtà. Frontone avrebbe potuto attaccarsi a qualcosa di reale dei cristiani, no, lui parte da qualcosa di reale, perché il falso deve essere sempre in qualche modo verosimile. Non avrebbe avuto successo se avesse detto che i cristiani avevano la faccia verde. Il fatto che parli di riti in cui c'è il sangue, c'è la carne, in qualche modo, poi esasperando tutto questo, fa sì che funzioni, perché il falso si deve basare su un punto di partenza reale, qualche cosa, una voce che corre, che già in qualche modo quindi è condivisa. E poi spicca naturalmente la cosa più essenziale, vale a dire: i cristiani erano accusati di riti fatti di lussuria e di infanticidio. Quando i cristiani passeranno al potere, rivolgeranno le stesse identiche accuse prima ai pagani stessi, che al tempo venivano chiamati streghe, che mangiavano i bambini e facevano i sabati, e poi naturalmente a un'altra razza che complotta, per usare le parole di Frontone, gli ebrei, alle Pasqua di sangue, si impastava il pane asino. Portate con voi un nome che rincontreremo, San Simonino. Molti di voi lo conosceranno, è un santo che grazie al cielo non è più un santo venerato dalla Chiesa Cattolica, grazie al cielo prima di tutto perché non è mai esistito, secondo perché San Simonino era un bambino ucciso, secondo il mito, dagli ebrei per utilizzare il suo sangue per impastare il pane asino, tanto la pesata. Mettete da parte questo nome San Simonino, perché lo rivedremo. Fatto sta che il complotto c'è. Il complotto c'è, e quando già nel 64 Roma bruciò il famoso incendio di Verona, si incolparono i cristiani, si dissero che i cristiani andavano in giro con delle fiaccole ad appiccare fuoco. Quindi perché si odia? Perché l'odio serve. L'odio può servire per giustificare le nostre frustrazioni personali. È inaccettabile pensare che ci hanno espulso da un'accademia di belle arti perché siamo dei mediocri. È molto più semplice pensare che il nostro romanzo sia stato rifiutato perché esiste un'elite che complotta contro di noi. È molto più facile pensare che esista il diavolo e che ci sia una logica dietro le cose negative che esistono. E
quello che diceva anche Karl Popper, è, una, è il complottismo una sorta di deismo, ed è per questo che io parlerò soprattutto di questa idea del grande complotto, perché l'idea che il mondo ce l'abbia con noi, che esista un grande complotto contro di noi, è ciò che da sempre ci salva dall'impazzire, ci salva dal caos. Vedete, la parola complottismo sembra qualcosa di molto moderno, molto contemporaneo. Noi oggi troviamo teorie di complotto ovunque. In pochi sanno, ce lo ricorda Carlo Ginzburg nella sua storia notturna, che ad esempio nel 1321 in Francia successe qualcosa di straordinario. Ci fu un complotto ordito da chi? Dai lebbrosi. I lebbrosi, questi malati, per utilizzare le parole di Bernardo Gui, il grande inquisitore che in questi giorni è impersonato a Maluccio da Rupert Everett in televisione, Bernardo Gui diceva che questi malati nel corpo e nello spirito stavano ordendo un complotto egualitario, non erano nazisti, egualitario voleva dire che volevano far diventare tutti gli uomini uguali, cioè tutti lebbrosi, quindi avvelenavano i puzzi per far ammalare chi era sano. Ovvio si dovette correre ai ripari, il re di Francia organizzò dei roghi, si arrogò parecchi lebbrosi e creò delle strutture per segregarli, quindi nacquero allora i lebbrosari. Ma questa idea del grande complotto è una specie di gioco del telefono senza fili, in cui un'unica bugia, io vi racconterò questa storia, può attraversare 400 anni indisturbata, cambiando l'identità del nemico a seconda delle esigenze. Dico 400 anni, in realtà sarebbero 405, perché la storia inizia, vedete, nel 1614 e non si è più fermata. Nel 1614 a Cracovia apparve, quindi siamo in Polonia, apparve un libro straordinario. Si chiamava Immunità Segreta. E che cos'era? Era un libro che si diceva essere stato rubato da qualche casa prefettizia, oppure al secondo arte l'aveva preso un principe. Immunità Segreta erano finalmente la reale regola dei gesuiti. I gesuiti erano, iniziamo col dirlo, erano il nemico perfetto. Prima di tutto perché è vero, non erano degli stinchi di santo, parliamoci chiaramente. Era assolutamente vero, e noi abbiamo detto, che il falso deve sempre partire da un punto di partenza appunto reale. I gesuiti erano dei religiosi potenti, era assolutamente vero che fossero i confessori di moltissimi regnanti d'Europa. Erano un po' all'epoca quello che oggi potrebbero essere il club Bilderberg, le elite monetarie, i tecnocrati contro cui molti se la prendono. Fatto sta che un sospetto non basta, anche questa è una regola da romanzo d'appendice. Se nel giallo l'investigatore semplicemente dicesse: secondo me Tizio ha ammazzato Caio per questa ragione, ci sentiremmo insoddisfatti. Cosa deve succedere alla fine del giallo? C'è il colpevole che si alza e dice: bene, sì, sono stato io, ho ucciso Tizio, penetrato nella sua camera alle ore 8 e l'ho ucciso per questa ragione. La confessione è l'Immunità Segreta, non era un libro di teorie sui gesuiti, era la regola in cui i gesuiti parlavano in prima persona e raccontavano qualcosa di semplice, il piano dei lebbrosi. Vale a dire, i gesuiti stavano per conquistare il mondo, come? Introducendosi nelle corti dei regnanti, plagiandoli, asservendoli al loro volere. Tutto era un piano perfetto. Peccato che avessimo scoperto la regola. Da dove veniva tutto questo? Beh, se prima vi ho fatto conoscere la storia di un povero pittore frustrato, sappiate che spesso sono proprio i frustrati e i mediocri che fanno la storia. Vi devo fare un nome che in pochi fra voi avranno sentito, ma vi assicuro che le conseguenze di quello che ha fatto questo povero mediocre le conoscete come. Il nome è Hieronim Zolotsky. Chi è Hieronim Zolotsky? Hieronim Zolotsky era un parroco che aveva studiato presso i padri gesuiti. Nel 1612 purtroppo aveva avuto il trauma più grande della sua vita. Aveva fatto l'esame di teologia e, come il nostro pittore frustrato, era stato bocciato. Basta a volte veramente molto poco per
scatenare l'odio. Essere bocciato significava che poteva giusto fare il maestro dei ragazzi di buona famiglia, non poteva più raggiungere i vertici, e lì iniziarono i guai. Perché nel 1612 lui già ci provò, iniziò a scrivere, anzi a far scrivere ai suoi studenti, così non riconoscevano la grafia, alcune lettere che infamavano i gesuiti, dicevano queste corna, e iniziò a spedirli a tutti i più grandi potenti. Poi fu un po' allocco, perché consegnò una di queste lettere al rettore dell'Università di Cracovia, pregandolo di darla a un ministro amico suo. Il rettore aprì la lettera e quindi Zablowski fu cacciato immediatamente dall'ordine, scoperto il piano. Non si fermò, naturalmente. E lavorò un secondo piano Zablowski, e l'odio montava, montava, montava. Lui, ad esempio, aveva dato la retta, aveva pagato molti soldi per studiare nel collegio dei gesuiti, voleva i soldi indietro. I padri gesuiti, sempre nel 1612, si videro recapitare questa lettera, che stavolta non leggo, cito a memoria. Diceva grosso modo: salve, siamo due padri gesuiti, ma non vi possiamo dire chi siamo. Ci hanno rapiti, ma non vi possiamo dire chi, e ci tengono prigionieri, ma non vi possiamo dire dove, ma dicono che ci liberano se ridate i soldi a Zablowski. Naturalmente i gesuiti di Zablowski, abbiamo capito, è chiaro, sei tu. E non solo, ma gli richiedero soldi indietro, gli richiedero, e io mi sento, perché fu l'umiliazione massima di Zablowski, e fuori finalmente che Zablowski ebbe l'idea in moneta segreta. Questo era il falso perfetto, non solo perché, come ho detto, era una confessione, non solo perché andava a confermare quello che la gente già diceva. Contro i gesuiti se ne dicevano di tutti i colori. Pensate che nel 1594 c'era stato un attentato, sempre in Francia, contro il re Enrico IV. C'era stato un pazzo che si chiamava Châtel, che aveva provato ad ucciderlo, era uno squilibrato di mente, non c'era riuscito, gli aveva solo rotto un dente, si era avventato contro il re, ma Châtel aveva studiato presso i gesuiti, quindi si disse ad esempio che fossero stati i gesuiti a mandarlo. Il pregiudizio antigesuita andrà avanti. Nel 1666 il famoso incendio di Londra, ve lo ricorderete, erano stati gesuiti, erano anche cattolici, a Londra ci andavano. Ma soprattutto, perché i moneta segreta erano il falso perfetto? Perché non erano smentibili. I gesuiti subito dissero: questo è un falso rigoroso, e il libro fu messo all'indice. Ma naturalmente, visto che erano loro gli incriminati, era ovvio, secondo il pubblico, che negassero che quella fosse la loro vera regola. È un po' quello che oggi avviene. Faccio un esempio: quando si parla di vaccini, cioè chi dice i vaccini fanno venire l'autismo, chi può smentire questa voce? I medici. Ma i medici sono esattamente quelli che, secondo la teoria di complotto, sarebbero pagati dalle case farmaceutiche per farci venire l'autismo, giusto? Quindi chi mai può smentire la voce, se sono le autorità stesse a essere messe sotto processo? Beh, quello che avvenne dalla lettura dei moneta segreta, che furono stampati, ci furono 20 edizioni fino al 1700, ce ne furono 50 nel corso del 700, ci furono rivolte. A Londra si entrò nella casa prefettizia dei gesuiti, fu impiccato il bibliotecario, finché nel 1774, dopo mille voci, c'era addirittura Pascal, questo sì che ve lo leggo, Pascal, nelle sue provinciali: la loro vita, i gesuiti, è una continua ricerca di ogni specie di piaceri, senza che il minimo sforzo ne abbia interrotto il corso. Questi peccatori decisi, peccatori incalliti, peccatori schietti, pieni e completi, l'inferno non li rinchiude. Bene, insomma, fatto sta che nel 1773 fu abolito l'ordine dei gesuiti. Per 40 anni i gesuiti non sono mai esistiti. Ora diremo, chi se ne può, è un po' come con i lebbrosi, vedete, oggi tutto questo non ci fa tanta impressione, perché i gesuiti oggi non sono per noi un problema, non sono il nemico adatto alla nostra epoca. Ma quello che vi vorrei far notare è che davvero la stessa trama si applicherà immediatamente dopo a qualcuno di più adatto ai tempi del mondo. Stiamo parlando del romanzo d'appendice? Allora vi presento una scena del romanzo d'appendice. Siamo nel 1785. Era una notte buia e tempestosa. Siamo in Baviera. C'è un uomo che corre per una pianura. A un certo punto, un fulmine. Ha stato un castigo divino. Zam! Colpì
pesce in pieno, questo muore sul colpo, ma non è questa la sfortuna, sì, per lui sì, ma non si ferma qui la storia, perché la polizia va a raccogliere il corpo e addosso gli trova dei documenti che parlano di un'associazione segreta che si chiama gli Illuminati di Baviera. Forse qualcuno ha sentito nominare gli Illuminati di Baviera. Digitate Illuminati di Baviera su internet, scoprirete che secondo alcuni tutti i presidenti americani, tranne Trump, stranamente, però tutti gli altri, Bush padre, Bush figlio, Clinton, Obama, cioè, sono tutti Illuminati di Baviera. Se leggete Dan Brown, Angeli e Demoni, a parte che sbaglia qualche ubicazione delle chiese di Roma, sbaglia anche data, Dan Brown non ha mai fatto la confessione, e li colloca nel 600, dice che Illuminato era anche Galileo Galilei, Newton, eccetera. David Icke, non lo conoscerete, ma è un ex esponente dei Verdi inglesi, del Partito dei Verdi inglesi, che sostiene che gli Illuminati governano il mondo, ma ha un'altra sorpresa, perché lui è stato espulso dai Verdi il giorno in cui si è proclamato Dio, e quindi è stato espulso. Però in realtà lui poi ha spiegato il bestseller di grande successo, Figli di Matrix, La verità vi renderà liberi, che gli Illuminati sono tipo dei visitors, si chiamano rettiliani e hanno la forma di serpenti, ma riescono ad assumere forma umana succhiando sangue. E ritorniamo a Frontone, questo vizio di sottilizzante non è mai finito, evidentemente. Chi erano veramente gli Illuminati di Baviera? Gli Illuminati di Baviera, vi sorprenderà, sono figli dei Monita Segreta, di Zoroschi, cioè di quello che a Roma si dice stava rosicando, era invidioso perché l'avevano bocciato all'esame. Guardate quanta storia a volte si crea da una sciocchezza del genere. Esisteva Ingolstadt in Baviera questo Adam Weishaupt, che era un professore di diritto canonico che aveva studiato dai gesuiti e quindi ovviamente aveva iniziato a odiare i gesuiti come tutti noi odiamo i nostri professori, ma non solo, aveva letto in Monita Segreta e si era convinto che esistesse un piano diabolico dei gesuiti. Cosa pensò nel 1779? Io faccio il contro complotto. Se i gesuiti vogliono conquistare il mondo, che non era vero, io glielo impedirò fondando un altro complotto, e fondò gli Illuminati di Baviera nel suo studio. Mi dispiace rivelarvi che li fondò insieme a 10 persone. Erano 10 gli Illuminati di Baviera e soprattutto erano schiantatissimi, non avevano idea di che cosa fare. Weishaupt raccontava che era un ordine antichissimo, che veniva dalla Persia, dai tempi, non sapeva bene quale fosse il piano, aveva letto Rousseau, aveva degli ideali di libertà, ma tranne fare dei piccoli riti di iniziazione aveva poco. Provò a entrare nella massoneria, e le cose gli andarono bene, e incontrò questo barone von Mickey, che era un ex teatrante, un membro della corte bavarese, che all'inizio credeva davvero che gli Illuminati fossero antichissimi. Alla fine Weishaupt confermò e confessò la pia frode, come la chiamava lui, insomma, gli disse: guarda, mi sono inventato io. E lui non cercava altro che un ordine tutto suo, e quindi ne curò i riti, la scenografia, e finalmente gli Illuminati ebbero un certo successo, perché contarono 2000 membri, tra cui Goethe, per esempio, erano degli Illuminati di Baviera. Poi andarono un po' male le cose, perché nel 1784 erano le altre logge massoniche, erano invidiose, quindi iniziarono a scrivere al duca elettore delle cose infamanti che questi confrontavano, insomma furono proibiti, continuarono per un anno sotto traccia finché l'incidente del fulmine, insomma, si scoprì che loro avevano continuato, e gli Illuminati di Baviera finirono sotto processo. Finiscono nel 1785, ma non solo. Quanto fossero scalzacati questi qua? Lo capiamo dal fatto che un processo si fece, e fecero un processo. Nessuno finì in galera. Weishaupt finì per fare il bibliotecario a Ingolstadt, e von Knigge fu riammesso a corte con una lavata di capo e finì per fare lo scrittore di romanzi fantastici, di fantascienza. Goethe, proprio nell'85, sarà un caso, fuggì di notte con dei documenti falsi verso l'Italia, secondo me, la mia teoria personale, per non farsi arrestare, insomma, lui, però fatto sta che grazie a questo viaggio scrisse Il viaggio in Italia, quindi a volte i complotti ci danno anche dei capolavori letterari. Questa è la fine vera degli Illuminati di Baviera. Ricapitolando, c'è Zoroschi che vuole i soldi della retta, inventa un complotto gesuita. Weishaupt crede al complotto, quindi fa un controcomplotto.
ma muore subito l'idea, ora non ti stupirà che, visto che nel frattempo i gesuiti erano stati soppressi, c'era un ex gesuita che dirà che esiste un complotto ordito da Weishaupt. Ma questo perché? Gli Illuminati di Baviera erano diventati un caso famoso di cronaca, avevano fatto scalpore, diciamo. C'era questo barone di Rouché che l'anno dopo aveva scritto delle parole, non so se queste, sì, me ne sono appuntate. Gli Illuminati erano già stati sconfitti. De Rouché scriveva: si è formata insieme alle tenebre più dense una società di nuovi esseri che si conoscono tra loro senza essersi mai visti. Questa società adotta del regime gesuitico, vedete che stanno ancora in piedi, l'obbedienza cieca, della massoneria, le prove, le cerimonie esteriori, dei templari, poi i templari ci vanno sempre bene, le vocazioni sotterranee e le incredibili audaci. Insomma, si era sparsa la voce, visto che aveva fatto scalpore, che gli Illuminati non fossero meno, anche perché pochi anni dopo, eravamo nell'85, e che succede nell'89? La rivoluzione francese. Questo è un salto logico da spiegare. Non è strano che nell'85 ci fosse un gruppo che leggeva Rousseau e parlava di libertà, e a migliaia di chilometri di distanza, 4 anni dopo, c'è una rivoluzione. Perché? Perché si chiama spirito dei tempi, si chiamano idee che circolano. Ma cosa dice il pensiero complottista? Cosa dice il nostro bisogno di spiegarci tutto? Voi mettetevi nei panni di chi assiste a qualcosa di incredibile come la decapitazione di un re. Era una cosa di incredibile. Meglio scambiare causa ed effetto e credere che gli Illuminati ancora vivi siano stati quelli che hanno provocato la rivoluzione francese. E iniziano così a uscire mille teorie secondo cui gli Illuminati stessi, che sono capi della massoneria e sono capi dei templari, hanno organizzato la rivoluzione francese. Pare che quando Luigi XVI viene decapitato dalla folla, si alza un grido che dice: Jacques de Molay, sei vendicato. Jacques de Molay chi è? È l'ultimo gran maestro dei templari, ucciso da Filippo il Bello, re di Francia. Quindi la rivoluzione francese è una grande vendetta dei templari. Questo è quello che si dice all'epoca. Si inizia a dire che Voltaire è un illuminato, quando, vi sorprenderà, ma la massoneria all'epoca era fondamentalmente monarchica e Luigi XVI era un massone. Ma, ripeto, è molto più facile pensare in questo modo, dato che finalmente arriva il colpo da maestro, perché nel 1796 esce un libro bomba, un bestseller, Le memorie per servire la storia del giacobinismo, scritte dall'abate Augustin Barruel. Chi è? Quello di cui vi parlavo prima. Barruel è un ex gesuita che è andato a Londra perché gli hanno soppresso l'ordine. Gli hanno soppresso l'ordine per immunità segreta. E quindi lui sta odiando tutto ciò che è derivato dal complotto che lui vede contro i gesuiti. Quando qualcuno pensava che fossero i gesuiti a complottare, fa idee di libertà che hanno provocato la rivoluzione francese. E questo scrive Barruel: quando la legge degli Illuminati sarà infine compiuta, il vecchio della montagna, l'ultimo Spartaco era il nome di battaglia di Weishaupt, potrà uscire egli stesso dal suo tenebroso santuario, mostrarsi trionfante in pieno giorno, non vi saranno più imperi né leggi, l'anatema fulminato sulle nazioni e sul loro Dio, sulla società e sulle leggi, avrà ridotto in ceneri i nostri altari, le nostre case, le nostre città e sino alle nostre capanne. L'ultimo Spartaco, contemplando queste rovine, corteggiato dai suoi illuminati, potrà dir loro: venite e celebriamo la memoria di Weishaupt, nostro padre. E Satanasso potrà dire: ecco gli uomini quali mi volevo. Anzi, è figo, è d'effetto. Ma qual era l'arma dell'abate Barruel? Che il suo libro partiva da cose reali. Lui nel suo libro citava tutti gli atti del processo degli Illuminati e quindi anche la conclusione, che era falsa, sembrava reale. Vi rendete conto del fatto che stiamo parlando della stessa trama applicata ai leprosi, poi applicata ai gesuiti, poi quando i gesuiti non hanno più ragione d'essere, applicata ai massoni? Manca un altro tassello,
Perché vedete, Farwell fece molta fortuna, fu un bestsellerista, guadagnò moltissimi soldi grazie a queste memorie, divenne celebre. Ma nel 1806 ricevette proprio lui, quando ormai era anziano, carico di cuore, una lettera dall'Italia. Questa lettera gli veniva da un capitano dell'esercito piemontese di cui non esiste nessuna traccia nei registri. Si firmava capitano J, forse Jacopo, Simonini. Ve lo ricordate San Simonino? Questo capitano Simonini diceva a Barwell: complimenti, hai capito tutto. Hai capito finalmente le vere trame. Peccato però che hai dimenticato la cosa più importante. Hai dimenticato di citare la setta, così la chiamava, tra virgolette, che a sua volta guida gli Illuminati. Gli ebrei. Lui, Simonini, l'aveva scoperto perché si era finto ebreo, aveva fatto finta di essere ebreo, era entrato in casa di ebrei piemontesi e questi appena avevano saputo che pure lui era ebreo, gli avevano svelato tutto quanto il piano, cioè che stava conquistando il mondo e presto sarebbe stato eletto il primo papa ebreo della storia dopo San Pietro, ma quello non contava. Quindi evidentemente era un po' abbastanza facile scoprire il piano degli ebrei, bastava dire sono ebreo e te lo dicevano immediatamente anche a te. Ma qual è il punto? Fino a questo momento sarebbe stato veramente molto difficile tirare in ballo gli ebrei. Certo, c'erano le vecchie voci, Cecco d'Ascoli che raccontava, ci svelava che gli ebrei ogni mese avevano delle dolorosissime mestruazioni, sia le femmine che i maschi, perché era una punizione divina. Gli ebrei che avvelenavano i pozzi, esattamente come i lebbrosi. Ma ora certo con la rivoluzione francese, con i gesuiti non ne parliamo, non c'entravano proprio veramente niente. Gran parte delle logge massoniche non li accettavano gli ebrei, nessuno dei protagonisti della rivoluzione francese era ebreo. Come si potevano tirare in mezzo? E come può nascere quella frase che oggi ci sembra tanto scontata, cioè il complotto giudaico-massonico? Come si univano queste due cose? Era il momento giusto. Erano finalmente i nemici giusti. Proprio nel 1806, proprio nell'anno in cui Simonini manda la sua lettera a Barwell, ad esempio Napoleone, che tanto mentre andava in giro apriva i cancelli dei ghetti, aveva tenuto in Francia una riunione con dei rabbini per parlare della fedeltà delle comunità ebraiche al nuovo corso dell'impero e l'aveva chiamata Grande Sinedrio. Questa era un'idea scenografica di Napoleone, che era stata una pessima idea, perché tutta la stampa antinapoleonica aveva iniziato a dire: Grande Sinedrio, sta fondando un nuovo governo di questi anticristi, cosa vuole fare? Vuole forse riportare gli ebrei al... Abbiamo dato la sura al problema. Gli ebrei erano coloro che stavano in effetti ricevendo qualche vantaggio dalla modernità. Ed ecco il cortocircuito causa-effetto. Se tu ricevevi dei vantaggi dalla modernità e dalla libertà, vuol dire che eri stato tu a provocare la modernità e la libertà. Ecco il complotto. Barwell, molto colpito da tutto questo, iniziò a scrivere un saggio, ma ebbe una buona idea, lo bruciò e quindi non lo diede mai alle stampe. Era un saggio in cui si parlava degli ebrei come padroni dei templari e dei massoni, ma lo raccontò a padre Grivel, che era un amico suo, che dopo morto, quando Barwell morì in carico di gloria perché svelava complotti che non esistevano, rese noto il contenuto del saggio per tutta la stampa. Ed ecco che l'impostura antiebraica iniziava a crescere. C'era, ad esempio, durante tutto l'Ottocento, Israele, Benjamin Disraeli, scriveva nel suo romanzo Coningsby: i primi gesuiti, guardate come tutto torna, erano ebrei. Quella possente rivoluzione che si sta preparando in Germania, di cui ancora si sa così poco in Inghilterra, si sta interamente sviluppando sotto gli auspici degli ebrei. Ed Israele era di origine ebraica. Non ti stupirà sapere che per tutto l'Ottocento, non solo, sono esistiti molti ebrei antisemiti. D'altronde la psicanalisi ancora non era stata inventata, quindi qualche conflitto con le proprie origini. Osman Bey, un altro
un altro ebreo e al contempo antisemita, pubblicava in Russia un piano segreto contro i colori, questo era il titolo, che svelava come ci fosse un ampio complotto degli ebrei per affossare il trono dello zar, fino al 1903, quando si arriva all'ultimo atto. Sul settimanale Snania, che così vuol dire bandiera, esce la nuova confessione dei nuovi cattivi che raccontano come vogliono conquistare il mondo. E questa volta, penso che la conosciate bene, i protocolli dei savi di Sion. 18 o 22 protocolli, vale a dire, diciamo, la trascrizione, si diceva, di un importante consesso di rabbini, che spiegavano come tutta la libertà fosse stata progettata dagli ebrei. Gli ebrei erano stati già ai tempi dell'antica Grecia quelli che avevano inventato la democrazia. Perché? Perché naturalmente la libertà infiacchisce i popoli. Il nostro compito si semplifica se l'avversario è stato contagiato dall'idea di libertà e per amore di tale idea rinunzia al proprio potere. Allora, al posto dei regnanti, porremo un mostro che si chiamerà amministrazione supergovernativa per assoggettare i popoli. Era la stessa storia. E la cosa incredibile è che fin dal 1920, ecco, i protocolli dei Savisi, come falso, hanno una particolarità, che si disse subito che erano falsi. Si scoprì subito. Il Times scoprì che passaggi interi erano copiati, ad esempio, da questa opera del 1865, che si chiamava Il dialogo all'inferno di Machiavelli e Montesquieu, che era un'opera scritta da un avvocato francese, si chiamava Joly, Maurice Joly, che se la prendeva con Napoleone III, avevano cambiato, avevano messo ebrei al posto di Napoleone III, e questa prova era evidente, come potevano degli ebrei contemporanei parlare esattamente come parlava Joly, non importa. L'Ambigu, giornale francese antisemita, svelò che questo Maurice Joly si chiamava in realtà Moses Joel ed era ebreo, e quindi non era strano che parlasse così. In molti se ne interessarono, per esempio il magnate dell'industria statunitense Henry Ford dichiarò: tutto quello che posso dire sui protocolli dei Savi di Sion è che rispecchiano esattamente quello che gli ebrei stanno facendo nel mondo. E non vi stupirà che sempre il Times nel 1922 raccontava di come un giovane politico estremista in Germania avesse un ritratto di Henry Ford appeso nel suo studio. Chi era quel politico? Era lo stesso, sì, pittore frustrato dell'inizio, era Adolf Hitler, che sempre nel Mein Kampf scrive come i protocolli dei Savi di Sion gli avessero finalmente svelato la verità sul popolo, o razza, usiamo questa parola perché la usa lui, ebraica, sui loro veri intenti. Quindi vedete, e anche Kipling abbandonato il libro della giungla, perché vi sto raccontando queste storie? Io non ho l'orologio sotto mano, non la voglio fare lunga, ma sì, stiamo concludendo. Non solo perché i protocolli dei Savi di Sion, ad esempio, sono stati citati da poco dal senatore, un senatore delle forze governative, ed erano stati citati pochi anni fa da un importante filosofo. Non facciamo i nomi perché non importa. Il punto è che se anche un giorno dovessimo liberarci finalmente dai protocolli dei Savi di Sion, voi vi siete accorti di come il problema non sia questo o quel documento, ma sia il fatto che un nemico perfetto per ogni epoca lo si troverà sempre, e questa identica trama la potremo applicare ogni volta a qualcuno di diverso. Oggi non esistono più gli ebrei che, o i lebbrosi che inquinano i pozzi per farci ammalare, però ci sono le scie chimiche che ci fanno ammalare. Oggi non ci sono più i gesuiti, ma ci sono i tecnocrati e le elite. Oggi non c'è più l'attentato gesuita fatto col coltello, ma ci sono gli attentati, le torri gemelle, chissà chi le ha organizzate, vero? La congiura delle polveri, l'incendio di Londra del 1666 organizzato dai gesuiti. Oggi i disastri sono organizzati da qualcun altro. Ci sarà sempre qualcuno a cui applicare questa trama. Allora che cosa possiamo fare? Il punto è sempre questo: davanti al mito del nemico e davanti ai grandi falsi, noi non possiamo essere esperti di tutto. Noi dovremmo essere degli virologi per scoprire se è vero che l'AIDS non esiste, come ci dice qualcuno. L'HIV è un grande complotto, l'AIDS non esiste.
Non possiamo essere degli ingegneri per sapere se è vero che le torri gemelle non potevano crollare in quel modo e quindi esistevano delle bombe. Non possiamo essere degli esperti di condensazione per sapere se quelle scie sono anomale o no. Dovremmo essere esperti di tutto. Quindi come difenderci? Proprio da quel punto di partenza che vi ho detto, cioè questa trama è ripetitiva, è sempre uguale. Se la prende con questo o con quello, ma dice sempre la stessa cosa. Allora forse quando sentiamo parlare di un piano segreto, oggi si parla molto del piano Calergi, l'avete mai sentito dire? Ci si riprende con altri ultimi, si dice che dietro i movimenti di emigrazione ci sia in realtà questo piano di sostituzione etnica, perché così gli immigrati prenderanno il potere e ci sostituiranno totalmente etnicamente. È un piano, non è una cosa bambera, è un piano razionale, secondo me, come spiega. Ecco, forse quando sentiamo parlare di queste cose, se conosciamo il passato, se conosciamo la storia, le tecniche, un campanello ci suona, un'eco lontana, questa cosa l'ho già sentita, e forse possiamo quantomeno sospettare. Altre soluzioni io non le ho trovate, però per ora spero di non avervi annoiato e vi ringrazio davvero.